in TV da Fabio Fazio. Ecco, allora dunque i ministri del PDL compatti nel rassegnare le dimissioni, anche se serpeggia un malumore all'interno del partito, all'interno del PDL, in particolare c'è cioè il ministro Quagliariello e la ministra Lorenzin che hanno detto che sì, certo, si dimetteranno, ma che non intendono partecipare alla nuova Forza Italia. Mi auguro che nell'alveo del pensiero politico definito berlusconismo possa nascere una posizione anche organizzativa diversa da quella espressa ieri ad Arcore. Se ci sarà solo una riedizione di lotta continua del centrodestra, ne prenderò atto e mi dedicherò magari a creare il Napoli Club del salario. Le dimissioni non le ha ancora date, anche se le formalizzerà al più presto non appena tornerà a Roma, ma da Piacenza, dove è impegnato in un convegno, Gaetano Quagliariello esprime molto chiaramente il suo pensiero in merito allo strappo di Berlusconi e alla sua richiesta forzata di dimissioni indirizzata ai ministri del PDL. Il ministro per le riforme si è detto anche contrario alle elezioni anticipate, che considera un errore. Il giorno dopo il D-Day, innescato dal Cavaliere, iniziano le prime defezioni dalla nuova Forza Italia, da dove si sfila anche un altro ministro, Beatrice Lorenzin, che dice sì alle dimissioni per coerenza politica nei confronti di chi mi ha indicato come ministro di questo governo, spiega il ministro per la salute. Tuttavia continuerò ad esprimere le mie idee e i miei principi nel campo del centrodestra, ma non in questa Forza Italia, scrive la Lorenzin in una nota. Se i falchi del PDL volano alto, oggi anche le colombe iniziano ad alzare la testa. Passato lo stordimento dovuto all'inaspettato blitz di Berlusconi, l'ala più moderata del partito, che male ha digerito la decisione unilaterale del Cavaliere senza essere neppure consultata, esce allo scoperto. Finora si era sentita solo la voce di Fabrizio Cicchitto, che anche oggi ribadisce che la decisione di far cadere il governo Letta-Alfano non può essere assunta da un ristretto vertice del PDL contro il quale punta il dito. Basta dirigenti estremisti di destra. Pur confermando la solidarietà a Berlusconi, Cicchitto sottolinea che i parlamentari del PDL non possono essere trattati come delle semplici pedine da manovrare, in modo per di più disordinato, ad opera di pochi dirigenti del partito. Di metodo sbagliato ha parlato anche il sottosegretario Giorgetti, che ha già annunciato di ritirare le dimissioni da deputato. Così prende sempre più forma l'eventualità che l'insofferenza dei pidielini più moderati possa trasformarsi in un boomerang per il Cavaliere, nel caso si andasse verso un Letta bis sostenuto da una diversa maggioranza o da un nuovo governo di scopo. Oggi i falchi Bondi e Capezzone sono tornati a ripetere che prima si vota meglio è per l'Italia, e senza perdere tempo in giochi di palazzo e ipotesi di nuove micro maggioranze che non esistono, improbabili e raccogliticce. In realtà la possibilità che il PDL si possa spaccare in Parlamento dando vita ad una nuova maggioranza non è affatto da escludere. Il pericolo maggiore è in Senato, dove una fronda cospicua di senatori potrebbe votare la fiducia accogliendo le avance dei centristi con i quali potrebbe creare un nuovo centrodestra. Non appena ieri il Cavaliere ha diramato la sua nota, infatti, i vertici di Scelta Civica sono passati subito all'azione, contattando i possibili dissidenti pidiellini per convincerli a migrare verso la strada del bene comune. Un'operazione che dovrebbe portare a risultati positivi, visto che per la fiducia a Palazzo Madama Letta avrebbe bisogno di una ventina di voti, a questo punto facilmente recuperabili in gran parte proprio dal PDL. Ecco, ma un'altra voce di dissenso è arrivata proprio adesso da un altro ministro considerato moderato, o se volete una cosiddetta colomba, Maurizio Lupi. Così non va, Forza Italia non può essere un movimento estremista in mano degli estremisti, vogliamo stare con Berlusconi, ma non con i suoi cattivi consiglieri, dice Maurizio Lupi.